Voglio tutto il Donbass entro fine marzo, andare avanti ad ogni costo, è l'ordine di Putin. Medvedev, l'ex presidente, rincara. Useremo armi nucleari se gli ucraini ci attaccheranno in Crimea e nelle ultime ore l'offensiva russa riprende slancio. 9 gli attacchi simultanei da 4 diverse direzioni, a cominciare da Bakhmut, dove sono presi di mira anche i civili. Sono crimini di guerra, accusato Kiev, e la giustizia tedesca sta raccogliendo le prove di tutte le atrocità commesse dai russi a Bucha nei primi mesi di guerra. Centinaia di casi tra uccisioni e torture che, spera Berlino, potrebbero confluire in un processo internazionale. Bakhmut è la nostra città fortezza, non l'abbandoneremo, ha assicurato Zelensky. Ieri il suo incontro a Kiev con i vertici dell'Unione Europea. Ursula von der Leyen ha annunciato il 10° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sarà pronto entro il 24 febbraio, data simbolica, ad un anno dall'invasione. Avrà un volume di 10 miliardi di euro. Mira ad impedire l'accesso di tecnologia a Mosca, affinché la tecnologia non possa essere usata dalla macchina da guerra russa, ha affermato il capo della Commissione Europea. E la Casa Bianca ha annunciato il trasferimento a Kiev dei beni, 4 milioni di dollari, sequestrati all'oligarca russo Malofeyev. È la prima iniziativa di questo tipo. Anche il Canada ha annunciato sanzioni contro Mosca, unendosi a Stati Uniti ed Europa. Sanzioni che però la Russia è riuscita, almeno in parte, ad aggirare, grazie alle importazioni da paesi amici come Cina, Iran, Turchia. Il Wall Street Journal scrive che recentemente 13 aziende turche hanno esportato in Russia beni, addirittura di fabbricazione americana, per 18 milioni di dollari. Una guerra non è mai una cosa sola e la si può leggere da diverse prospettive. Lo scontro tra proclami e minacce, il vinceremo di Kiev contro il siamo disposti a tutto di Mosca, oggi espresso dal vicepresidente della sicurezza Medvedev, che ha detto non escluderemo nessuna arma, il che evoca il nucleare. C'è la guerra supportata da gran parte dei partner europei e dagli Stati Uniti, che alla fine invieranno missili a lungo raggio. Armare di più l'Ucraina, come chiede Zelensky, per indebolire la Russia, respingerla al di là dei confini superati anche prima del 24 febbraio e quindi riconquistare Donbass e Crimea. Colpire la sua economia con le sanzioni, costringere i russi a capitolare una volta piegati militarmente ed economicamente. C'è l'altra strategia adottata da chi teme l'allargamento del conflitto, che ha un'infinità di sfumature ma che sostanzialmente prevede armi non offensive, il sostegno a Kiev mentre si cerca la via al negoziato, l'aiuto alla popolazione, la ricostruzione ma anche la convinzione che più armi inaspriranno il conflitto e una Russia in ginocchio sarà più pericolosa. C'è la guerra sul campo, quella che raccontano gli uomini che sono andati o che sono stati mandati a combattere, che miracolosamente sono scampati a una battaglia feroce che nessuno di noi vede davvero, come questi prigionieri scambiati oggi tra Russia e Ucraina. È una guerra fatta di scontri violenti, casa per casa, strada per strada, di attese infinite nelle trincee gelide e fangose, finché non arriva l'assalto. Una guerra molto più simile a quella di un tempo che a quella tecnologica fatta di droni e satelliti spia. Ma c'è soprattutto l'orrore quotidiano subito dalla popolazione civile. I volontari ogni giorno vanno casa per casa nelle città sotto attacco a prendere gli ultimi, quelli che non sono potuti fuggire, quelli che non hanno voluto, pensando di non avere altra possibilità che aspettare il proprio destino dentro una casa che non ha più acqua, più luce, più riscaldamento. E questo è lo stillicidio quotidiano di cui avremo il bilancio solo quando si porrà fine alla follia di un conflitto armato. L'ultima minaccia arriva ancora dal vicepresidente della sicurezza Medvedev. Se l'Ucraina attacca la Russia, ha detto, siamo pronti ad usare qualsiasi tipo di arma. All'indomani del vertice con l'Unione Europea che si è tenuto a Kiev della promessa di aiuti da parte degli Stati Uniti, Mosca reagisce come un gigante ferito. In realtà al summit è stato deciso poco di concreto, così a fronte delle dichiarazioni di intenti, l'Ucraina è già in Europa, la procedura sarà lunga, complessa e disseminata di una serie di ostacoli legati alla corruzione che non saranno facili da superare, nonostante le mosse di Zelensky e i licenziamenti di alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Da Washington arriveranno i missili a lungo raggio e lo stanziamento di oltre 5 miliardi di dollari sequestrati ad un oligarca vicino a Putin. È la prima volta che accade, come ha sottolineato il procuratore Merrick Garland. Così, mentre si aspetta di capire se quanto segnalato da Kiev, truppe ammassate ai confini, sia davvero il segnale di una seconda invasione, un allarme lanciato per indurre gli alleati a fare di più, è a Bakhmut che si concentra l'offensiva. I russi attaccano in massa, raccontano
raccontano i testimoni dal fronte. Gli ucraini tengono a malapena l'onda d'urto, aspettando carri armati e lanciarazzi. Un bagno di sangue lontano dai proclami che arrivano da Kiev e da Mosca, che solo quei soldati che tornano vivi possono raccontare. Urrà!